So bene che Giacomo era uomo e che egli e Carlo, in fatto di donne, facevano insieme dei discorsi molto liberi, cioè credo che Carlo li facesse e Giacomo li stesse a sentire. Con tutto ciò, l'opinione mia intorno a Giacomo rispetto alle donne è che egli non abbia mai osato fare a nessuna, nonché altro, una dichiarazione d'amore, salvo che in sogno. Ma la vista di una donna che fosse o gli paresse bella, bastava ad elettrizzarlo, gli innalzava l'animo, lo faceva, scrive egli stesso, capace di azioni eroiche, capace di tutto, anche di uccidersi.